Immagini notturna di Castello di Fiemme Trentino sui vostri teleschermi per l'apertura della 34esima edizione di Skiri Trophy, trofeo di sci nordico. Dal topo dei fumetti, idolo dei più piccoli, a un più modesto scoiattolo delle vallate trentine. Vedete Skiri, la mascotte di questo trofeo. Il trofeo Topolino di sci di fondo si è trasformato infatti in Skiri Trophy, ma non per questo ha perso il suo quarto di nobiltà. Dopo l'addio della Disney, con la decisione di ritirare il marchio dagli eventi sportivi per poco poetiche strategie aziendali, la gara riparte dunque da dove aveva finito, dalla 34esima edizione, la prima della nuova era, perché in Valle di Fiemme proprio non ci stavano a perdere la loro creatura. Gara dunque che mantiene immutate le radici di una manifestazione che ha portato nel corso degli anni migliaia di giovani fondisti a competere sulle nevi trentine. Immagini ancora della cerimonia di apertura della 34esima edizione dello Skiri Trophy. Anche quest'anno vi racconteremo la kermesse con una sintesi della due giorni di gara. Ben trovati da sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Lara Pero. Ben trovata Lara. Ben trovati a tutti, grazie. Allora, l'emozione c'è anche se ora è cambiato il nome, no Lara? Esatto, l'emozione c'è, nella sostanza non è cambiato nulla, semplicemente diciamo la mascotte e il nome, ma per il resto è rimasto tutto immutato, anzi penso che ci sia stato anche qualche valore aggiunto. Un piccolo mondialito, dicevamo, per quanto riguarda lo sci nordico, no? Tu anche hai partecipato e hai vinto un'edizione di quello che fino al 2016 si chiamava Trofeo Topolino e che dal 2017 si chiama, lo vedete, Skiri Trophy. Esatto, sì, è una kermesse, una manifestazione dove c'è una partecipazione non soltanto di ragazzi italiani ma internazionale. Lo vediamo dai cartelli, no? Esatto. Austria, Slovenia, Bulgaria, Croazia, insomma tante le nazioni che prendono parte ancora a questo trofeo dedicato agli sci stretti. Sì, è una buona opportunità per i ragazzini per misurarsi con atleti diversi rispetto alle classiche gare circoscrizionali e quindi fare esperienze diverse, non soltanto sulle piste da sci ma anche in tutto quello che è il contesto della manifestazione, che è sostanzialmente una grande festa e una grande occasione per conoscere ragazzini, atleti coetanei di altre regioni e di altri stati. Con la stessa passione di sci. Esatto, accomunati da questa disciplina che non è soltanto fatica ma è anche festa e divertimento. Immancabili fuochi d'artificio per l'apertura dal trofeo Topolino allo Skiri, proprio non cambia nulla, vedremo poi agguerriti tutti i ragazzi anche sugli sci, le categorie baby cuccioli, ragazzi allievi, baby cuccioli veramente, tra virgolette, si scherza, ragazzi allievi già si comincia a fare sul serio, no Lara? Indubbiamente sì, per i più piccoli è, diciamo, può essere una delle prime esperienze, magari tanti bambini rinunciano ad altre gare, ma lo Skiri è un qualcosa di diverso perché c'è un contesto, come dicevo prima, totalmente diverso, di festa, di divertimento, di eccolo colore. Qui, divertimento, Dolomiten Beer Band che intrattiene i presenti col nuovo inno della manifestazione dedicato ovviamente allo Skiri Trophy, scoiattolone, diciamo, viste le dimensioni della mascotte, che è stata per l'appunto la mascotte dei campionati del mondo di sci nordico in Val di Fiemme 91-2013, tre manifestazioni importantissime e per la Val di Fiemme e per tutto il Trentino. Sì, è un po' una continuità, no? Dicevi prima che un mondialino dei piccoli, e Skiri viene è una mascotte del mondiale, diciamo, senior, per cui è una specie di continuità. Un fil rouge che si dipana, insomma, dai più bravi, dai più grandi ai più piccoli, che un giorno sognano di essere un giorno, per appunto, presenti ad una manifestazione ridata. Questo sarebbe il traguardo di ogni piccolo sportivo, arrivare a livelli eccelsi. Esatto, indubbiamente sì, diciamo che un'esperienza di questo tipo penso che possa accendere molto l'immaginazione dei ragazzini, dai più piccoli fino appunto agli allievi, dove già si inizia a fare un po' di più sul serio. Allora qua ci si prepara per le prime prove, tutto avviene allo stadio del fondo di Lago di Tesaro, nato proprio per i mondiali senior, Lara.
Esatto, sì, è sicuramente una delle piste più belle, più diciamo prestanti a livello diciamo di gare di alto livello, e sono piste che solitamente diciamo, si tratta di un vero e proprio biliardo per lo sci di fondo, piste preparate benissimo, un ambiente e quindi una posizione di questo luogo che favorisce la produzione di neve e anche la conservazione della neve, e poi appunto una grande esperienza nella battitura delle piste, una grande esperienza di chi gestisce il centro fondo e di tutti i volontari che vi collaborano. Grande esperienza organizzativa che negli ultimi 10-11 anni ha portato qui anche il Tour de Ski, manifestazione davvero molto interessante che si conclude proprio, no, sull'Alpe del Cermis con la climb, cioè la scalata della pista del Cermis, davvero massacrante per atleti ed atlete, Lara. Esatto, sì, diciamo che è una struttura che è stata appunto costruita e perfezionata in occasione delle varie rassegne dei mondiali e che fortunatamente viene utilizzata ogni anno, ogni stagione per competizioni di alto livello, e quindi non, diciamo che lo sforzo per la costruzione non è stato reso vano dall'inutilizzo in momenti successivi. Emily Tussidor va ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria baby, bambine, delle annate 2007-2008, e alle sue spalle si è invece classificata la croata Emma Sobol, e quindi questo per quanto riguarda la gara baby. E poi terzo posto per Franka Tomic, dunque tanti nomi anche croati, sloveni per quanto riguarda il trofeo ex Topolino, lo ricordiamo, ora Skiri Trophy, dunque nuova denominazione per quanto riguarda questa manifestazione internazionale dedicata agli sci stretti. Dicevamo, baby e cuccioli, si scherza, si gioca, è giusto che sia così, Lara. Ma sì, indubbiamente, diciamo che a questa età i ragazzini stanno imparando a sciare, per cui è giusto ed è corretto che poi si misurino innanzitutto con loro stessi, con le proprie capacità, e diciamo che sostanzialmente ci sono anche delle grandi differenze ancora a livello di sviluppo fisico, per cui l'importante è appunto che i ragazzini abbiano una bella esperienza in queste gare, siano un'esperienza positiva a prescindere dalla posizione ovviamente che raggiungono. Poi sappiamo benissimo che l'obiettivo è quello di arrivare nei primi 10, perché i primi 10 vengono poi premiati e salgono sul palco. Però io fortunatamente ho visto visi felici a prescindere dalla posizione, proprio per la bella esperienza vissuta. Partita intanto la prova baby maschile, la categoria è sempre ovviamente riservata ai più piccoli nati nelle annate 2007-2008 anche per quanto riguarda i baby. È un trofeo, l'ex Topolino, oggi Skiri Trophy, che ha visto nell'Albo d'Oro nomi importanti tra chi l'ha vinto o anche chi ha semplicemente partecipato. Allora abbiamo ricordato Lara Però, che è qui a fianco a me, ha vinto, ma poi anche Cristian Zorro Zorzi, Antonella Confortola, La Longa, Frasnelli, Magda Genuine, ancora Ivan e Bruno Rebertolis, la Maidic, la Valbusa, Valerio Checchi, Marina Piller, Veronica Cavallarga e Werich. Insomma, i nomi sono davvero tantissimi che sono passati da qui. È uno snodo, un piccolo snodo, no, per chi vuole fare questo sport, non solo a livello internazionale, ma anche proprio per quanto riguarda l'Italia, no? Sì, sicuramente è un buon appuntamento, ovviamente non è detto che chi vince poi abbia il futuro assicurato, però è sicuramente un'esperienza dalla quale soprattutto negli ultimi tempi i ragazzini e gli sci club che sviluppano questa disciplina in modo serio e con passione, è sicuramente uno degli appuntamenti fissi, per cui quasi sicuramente i ragazzini che poi vanno avanti passano anche di qua. Ed eccolo il vincitore della baby, Jurkovic, 5:54:11 il suo tempo, alle sue spalle Pedranzini, e poi se la sono giocata allo sprint Stimac e Zanoli, e questo è il podio: Pedranzini, Jurkovic che è andato a vincere e Stimac che poi ha vinto lo sprint di cui dicevamo poc'anzi. E poi invece già tutto pronto per la partenza delle cuccioli categoria femminile, e qui si sale già un po', atleti ed atlete nati negli anni 2005-2006, i maschi gareggeranno per 4 km, mentre le ragazze, che vediamo qui alla via, si divertiranno, userei questo verbo, lungo i 3 km di pista, perché dicevamo appunto con Lara, l'importante qui
è intanto divertirsi. Addirittura i norvegesi, no, fino ad una certa età non fanno neanche gare, insomma. È vero che per loro è uno sport nazionale, però è vero anche che hanno un approccio diverso verso lo sport tutto, non solo quello legato al fondo, insomma, non solo la disciplina del fondo. Sì, indubbiamente è vero. E, diciamo che per quanto riguarda i baby cuccioli, anche da noi non ci sono classifiche se non allo Skiri, se non nelle gare circoscrizionali. Fanno comunque le gare, quindi si misurano con loro stessi senza esserci poi, diciamo, una classifica con i vari piazzamenti. Perché non sia subito esasperato tutto, no? Io penso esatto. Sia assolutamente giusto questo. Esatto, poi c'è stata l'introduzione anche delle gare a gimcana, quindi gare con un chilometraggio abbastanza ridotto, però con degli ostacoli, con chiamiamoli anche dei giochi di destrezza da fare lungo il percorso, e quindi non è soltanto pronti via, faccio fatica, testa bassa fino all'arrivo, ma diciamo che connetto anche diciamo la testolina con tutto quello che sono braccia e gambe, e con esercizi un po' diversi rispetto al gesto specifico. E questa è Giulia Piacenza, che si è aggiudicata la gara. Avete visto la corona d'alloro per lei, consegnata da Nicoletta Nones, che, se non erro, ha vinto anche il trofeo a metà degli anni Ottanta, quello che all'epoca era il trofeo Topolino, ora Skiri Trophy. Non ci stancheremo di ricordarlo, perché c'è proprio questo passaggio epocale, no? In questo 2017, e quindi Giulia Piacenza ha vinto. Secondo posto se lo è assicurato invece Anna Maria Ghiddi e poi Anna Pellegrino, quindi podio al terzo posto, quindi podio tutto italiano per quanto riguarda, eccolo qui, la categoria cucciole, e tutto pronto invece per la partenza dei cuccioli. Trofeo Skiri ex Topolino di sci di fondo, che è nato nel 1984 in Valle di Fiemme. Inizialmente le gare avevano luogo sulla pista Brozzin, poi a Passo Lavazzè. Se non erro, tu hai vinto a Passo Lavazzè. Esatto, sì, quell'anno di nevamento a lago, e quindi la pista di riserva, come classicamente è, era al Lavazzè, quindi si era fatto al Lavazzè. Passo Lavazzè, che ospita spesso anche i fondisti della Nazionale Senior, che preparano i mondiali di Davos, e hanno preparato i mondiali di Davos proprio a Passo Lavazzè. Insomma, sono veramente tanti anche quest'anno i fondisti che hanno preso parte a questa manifestazione, a questo Skiri Trophy, più di 1000, lo abbiamo visto nelle immagini della cerimonia di apertura, provenienti da tante nazioni. E le prove che stiamo seguendo dopo quelle baby sono le prove cuccioli, in questo caso al maschile, poi ci saranno i ragazzi e gli allievi che sono da sempre queste prove contraddistinte da un alto valore tecnico, tanto è vero che da qui, come ricordavamo, sono passati molti atleti entrati poi a far parte delle squadre nazionali maggiori. Qui il tifo che non manca mai, no? Non solo genitori e parenti, ma anche proprio i valligiani che vanno a vedere questa gara, che sentono nel loro DNA. Sì, c'era proprio un vero e proprio, diciamo, villaggio fatto da diciamo postazioni specifiche per le società, come punto di ritrovo per i ragazzini, per i tecnici e per magari i genitori che vanno in cerca dei ragazzini che hanno magari finito la gara. E qui siamo allo sprint finale. Barale Flora va a vincere per un soffio Federico Flora su Marco Barale, dunque terzo posto invece alla fine, eccolo, per Federico Pozzi di Sondrio. Federico Flora, che ha nel DNA una parentela di cugino di secondo grado di Giorgio Di Centa, quindi insomma in qualche modo forse magari ha la benzina giusta per venire fuori anche poi nelle categorie maggiori. Staremo a vedere, no, Lara? Certo, sì, poi appunto Giorgio insomma qualcosa ci ha regalato, no? Certo, ecco, se anche, e anche il cugino di secondo grado Federico Flora riuscirà a fare qualcosina, almeno metà di quello che ha fatto Giorgio, noi saremo contenti, e per lui e anche per noi come tifosi di questo splendido sport, no, Lara? Indubbiamente sì. E allora qui siamo alle ragazze per qui siamo a quello che è il trofeo dedicato a chi ha già vinto lo Skiri e in passato il Topolino, e quindi siamo al revival per quanto riguarda questa gara, e un momento di ricordo. Abbiamo visto Vanzetta, Martinelli, gente insomma che ha corso e che ha vinto in passato quello che era trofeo Topolino, e che si cimenta ancora oggi in allegria qui a Lago di Tesero per
È anche un modo per rincontrarsi, no? Per rivedersi, Leana. Sì, diciamo che è l'ultima competizione del sabato pomeriggio, una competizione a cui è molto legato lo speaker e uno dei fondatori, Mario Broll. Diciamo che è un po' sì, un ringraziare da parte di chi ha partecipato all'edizione del Trofeo Topolino, un modo per ringraziare, diciamo, questa manifestazione, quindi per rimisurarsi su queste piste con qualche anno in più, con un po' di allenamento in meno magari, insomma. Qua successo estero, successo per la Croazia, sia al maschile che al femminile, Edi Dadic tra i ragazzi e Gabriella Skender tra le ragazze. Eccola qui, anche scelta molto buona, la mascotte. Prendendo lo Skiri ormai è conosciuto in tutto il mondo, essendo stato la mascotte dei campionati del mondo della Val di Fiemme, di conseguenza affiancarci con la medesima mascotte ai campionati del mondo. Possiamo ben dire che questo è un campionato del mondo dei bambini, perché non credo che ci sia da altre parti una gara di questo genere con tanti concorrenti così piccoli. Ma la cosa importante è che questi fanno tutte le loro categorie e poi hanno ancora la voglia di venire a fare il revival pur di poter partecipare a questa bella e grande manifestazione. Ancora una volta due belle giornate di sport, di amicizia, di allegria di fondo. Beh, credo che dobbiamo veramente essere grati al tempo, al sole, alla temperatura, perché quando c'è una temperatura di questo genere, piste favolose, anche per i bambini la festa diventa ancora maggiore, perché si inciampano molto meno, cadono molto meno, piangono molto meno e di conseguenza vederli sorridere invece di piangere credo che sia una gran bella soddisfazione. Una vista dall'alto del campo di gara poco fa, intanto le immagini ci portano a domenica mattina per le gare dei più grandicelli. Abbiamo sentito anche le parole di Franco Nones, medaglia d'oro Grenoble 68, colui che ha sdoganato, possiamo dirlo, lo sport degli sci stretti, quantomeno in Italia, ma non solo. Indubbiamente sì, diciamo che è stata un'impresa che ha significato molto per l'Italia e sicuramente ha fatto capire che anche gli italiani possono, non soltanto gli scandinavi o non soltanto i russi, quindi diciamo che ha aperto quello che è stato, diciamo, il cammino per altri atleti che insomma hanno seguito le sue orme. È stato, penso, di buona ispirazione per tutto il movimento. Franco, che non manca mai di essere vicino a questo sport, intanto qua la partenza delle ragazze, ragazzi e ragazze, quindi categorie di coloro che sono nati nel 2002-2003, per quanto riguarda questa prova ragazze prima, e poi seguiremo ovviamente anche quella dei ragazzi. Dicevo, Franco, che non manca mai di essere vicino a questo sport, è stato davvero un ambasciatore per lo sci di fondo. Questo è molto molto importante. Sì, sicuramente diciamo che è rimasto nell'ambiente, è rimasto comunque appunto vicino e nel mondo dello sci di fondo, per cui sia diciamo a livello commerciale sia anche a livello di manifestazioni, insomma lui è sempre presente sia allo Skiri sia anche in altre manifestazioni che ci sono in valle, per cui insomma diciamo che ha fatto della sua passione un qualcosa dopo una delle grandi vittorie insomma che ha avuto. Il fondo è stato davvero tutta la sua vita, ripercorsa anche adesso in un film che è appena stato realizzato, molto bello proprio sulla sua vita, molto toccante, anche solo, non solo sulla vita sportiva, agonistica di Franco, ma anche personale, anche mistica, no? Direi, perché è una persona che ha una grande fede e questo emerge sicuramente dal film che per chi ha la possibilità consiglio sicuramente di vedere. Ricordiamo anche che ora siamo nella giornata di domenica, le gare ragazzi e poi allievi e allieve che sono quelle più importanti. Ricordavamo i tanti che hanno partecipato al trofeo ex Topolino, ora Skiri. Qui siamo già all'arrivo della prova delle ragazze, una prova che è scivolata via velocissima, e allora andiamo a vedere qui l'arrivo per quanto riguarda la prova delle ragazze con Maria Sole Cona, che è andata a vincere davanti a Anna Maria Logonder per quanto riguarda la prova ragazze, e poi la Logonder che ha preceduto Zalas Sepic, questo il podio ragazze della Skiri Trophy. Eccolo qua.
Sì, dalla categoria cucciole in poi diciamo che il percorso era abbastanza duro, insomma, correre e quindi percorrere tutto l'anello che c'era a Lago con le varie salite, la valena, la salita della chiesa e insomma alcune discese un po' impegnative, sicuramente ha fatto di queste prove di elevato valore tecnico, mentre i baby... Diciamo che il circuito si snodava fondamentalmente in piano, insomma dalle cucciole in poi lo sforzo fisico e mentale era piuttosto elevato. E qui tutto pronto per la partenza categoria ragazzi. Ricordiamo che l'atleta con il proprio nome più volte inciso nell'albo d'oro di questo trofeo ex Topolino o la Schiri Trophy è Mauro Brigadoi, capace di aggiudicarsi per ben 5 edizioni la gara rispettivamente nelle categorie baby nel 2001, cuccioli nel 2002-2003, ragazzi nel 2005 e allievi nel 2008. Ha vinto in tutte le categorie, non male, no? Sì, è sicuramente un segno di costanza e di continuità nella crescita e anche nell'evoluzione come sciatore, indubbiamente. Al femminile invece sono 3 le fondiste con il maggior numero di vittorie, più precisamente con 4 successi ciascuna: Gaia Wuerich, che è ancora in attività, Jessica Piussi e Martina Vignaroli. E da segnalare anche le 4 vittorie in campo maschile per Davide Grazza, atleta classe 2000, fra, possiamo dirlo, i prospetti più interessanti del vivaio azzurro, cresciuto proprio tra le sfide dell'ex trofeo Topolino ed ora dello Schiri Trophy, e quindi insomma auguriamo ovviamente a lui un futuro pieno di prestigiosi successi in questa disciplina, in questo magnifico sport. Ancora le prove, vediamo qua tutti nei binari, no? Ormai... Sì, c'erano piste fantastiche, la temperatura era quella ideale, i binari scolpiti, per cui un meteo che era stabile da una quarantina di ore. E questa è la salita della valena, visto esatto. Che tu ne parlavi, giusto? E quindi già, insomma, impegnativa, no? Come dicevi, Lara. Esatto, impegnativa, perché comunque ha una pendenza di tutto rispetto, è abbastanza lunga, e poi nel momento in cui arrivavano in cima non era finita, nel senso che c'era da fare tutto l'altipiano che c'è sopra, che è leggera salita, ma comunque non riposi mai fino al giro di boa, quando poi appunto ritorni sopra questo ponte che appunto si vede adesso, e quindi puoi tirare un attimino il fiato. Abbiamo visto anche una caduta, tra l'altro era di Samuele Giraudo, uno dei protagonisti finora almeno della gara dei ragazzi, quindi c'è da fare i conti anche in salita e in discesa, poi con questi possibili anche incidenti, no? Indubbiamente, quando sono le partenze diciamo in linea, le must start, questo è uno dei pericoli. Con la tecnica classica diciamo che abbiamo visto meno intasamenti e meno cadute rispetto alla tecnica di pattinaggio, dove appunto si divaricano le punte, quindi ci vuole più spazio per ogni sciatore nello sciare, ed è molto più semplice e molto più facile inciamparsi a vicenda. E abbiamo visto anche poco fa il secondo intermedio, al comando è passato Matteo Biondini, seguito da Martino Carollo e poi Marco Barale, che hanno preso un leggero vantaggio, anzi forse un bel vantaggio possiamo anche dire, sul gruppo, e quindi Biondini, Carollo e Barale andranno probabilmente a giocarsi la vittoria. Qui un'immagine dal basso, no, che ci fa vedere anche questa neve. Tutta artificiale, diciamolo subito, perché qua di neve naturale se ne è vista gran poca in questo inverno, no? Eh sì, molto poca. Diciamo che la fortuna di questo posto è che anche se ne ha fatta poca, insomma un po' di bianco è rimasto sui prati insieme al crescere della brina, vista l'esposizione di Lago, e quindi diciamo che fortunatamente non era tristemente soltanto la striscia bianca in mezzo ai prati marroni. Dicevamo il pubblico, ma guarda quanta gente anche lungo il percorso a seguire queste prove, incredibile, insomma tanti parenti ovviamente a sostenere a gran voce i propri cari, ma anche tanti curiosi e tifosi di questo sport, no? Guarda, è incredibile. Sì, indubbiamente è una gara che muove molte persone della valle a scendere in pista come spettatori, ma che muove anche molte famiglie intere, non soltanto ragazzini, a farsi appunto la gita in Val di Fiemme e quindi poi a godersi le 2 giornate di gare.
E qua Mattia Sallera con il pettorale 685. Siamo nel frattempo quasi alle ultime battute di questa gara categoria ragazzi, lo ricordiamo, c'è anche Sorgere del Sole che arriva un po' tardi, era freddino, ad onor del vero c'erano meno 11 gradi alla partenza al Lago di Tesero per queste gare domenicali, però poi insomma ha fatto sole, ha fatto capolino anche il sole, lì la temperatura si è un po' alzata, un po' riscaldato tutti noi che stavamo seguendo questo Skiri Trophy 2017. Ormai siamo davvero alle ultime battute, guarda qua anche la tecnica vista dal basso, no Lara? Esatto, e sì, abbiamo visto appunto che questa era la parte finale della salita un po' più ripida, e chi non aveva, diciamo, tenuta grip con la sciolina o era particolarmente stanco si ritrovava a dover divaricare almeno uno sci per poter cercare grip sullo spigolo. Allora, finale della prova, ragazzi, è Marco Barale che sta per tagliare per primo il traguardo, corona d'alloro per lui da parte di Nicoletta Nones, alle sue spalle il compagno di squadra Martino Carollo ed anche Matteo Biondini, che è sempre compagno di squadra di Marco Barale, quindi super podio per lo sci club e per i tre ragazzi che insomma sono amici e sciano tutti i giorni insieme, Marco Barale, Martino Carollo e Matteo Biondini. Per quanto riguarda la prova ragazzi, abbiamo visto anche una volata per il quarto posto e se l'è aggiudicata meritatamente Samuele Giraudo che avevamo visto anche cadere poco fa invece sulla salita. E poi via via si susseguono ovviamente gli arrivi a questo Skiri Trophy, prova dedicata ai ragazzi, e qui ancora curiosi, qui invece la mascotte per quanto riguarda il podio, che vede appunto Marco Barale primo, Martino Carollo secondo e Matteo Biondini al terzo posto. Indubbiamente qua vediamo anche le prime arrabbiature per una gara non andata esattamente come pronosticato, per qualche incidente di percorso. E beh, ci sta anche questo, si stanno scaldano i motori invece prima del via le allieve, e qua dicevamo, no, tu hai vinto proprio la prova allieve, si fa davvero sul serio, si comincia già insomma, no? Ad avere anche una tattica di gara più definita, ad avere materiali di un certo tipo, cambia un po' tutto, no? Sì, indubbiamente, e giustamente man mano si cresce anche i percorsi diventano più impegnativi o comunque di una lunghezza diversa, aumentano ovviamente, il chilometraggio, quindi anche la preparazione deve essere di un certo tipo. Qui non parliamo più soltanto di imparare a sciare, ma si parla di veri e propri programmi di allenamento. Allora, tutto pronto, gli attimi prima della partenza, ecco la partenza per quanto riguarda allora le ragazze della categoria allieve, quindi allieve e allievi nati tra il 2000 e il 2001, e quindi ragazzi capaci di prestazioni davvero di tutto rispetto, non dico che abbiamo un ritmo alla Coppa del Mondo, ma un ritmo alto sicuramente, Lara. Sì, sicuramente sono ragazze che comunque fanno, insomma, un bel numero di gare ogni stagione, magari già dalla categoria ragazze, per cui hanno una certa impostazione sia a livello tattico sia a livello tecnico, hanno delle aspettative, probabilmente già si conoscono avendo magari fatto qualche altra gara a livello nazionale. Ovviamente l'incognita rimangono le atlete estere, soprattutto appunto quelle provenienti dall'est, Slovenia, Croazia eccetera, solitamente si presenta a questa manifestazione con atleti insomma di alto livello, infatti guardando l'Albo d'Oro spesso ne troviamo, ecco. E qua siamo al primo intermedio dentro allo stadio, abbiamo visto transitare per prima col pettorale numero 805 la valtellinese Sara Armellini, e sulla sinistra del teleschermo c'era invece una spagnola, Iglesia Spagnola, che solitamente non sono, diciamo, insomma, tra le protagoniste delle gare di sci di fondo, magari in qualche altra disciplina. Allora, volevo chiederti una cosa, stiamo guardando in quanto cadute anche qui, e non sulla salita però in questo caso, volevo chiederti una cosa, stiamo guardando la prova dell'allieve, tu hai vinto questa prova allieve Topolino, quando il trofeo si chiamava Topolino, hai fatto poi l'atleta tutto tondo, ti senti di dare un consiglio a queste ragazze che un domani vorranno fare quello che hai fatto tu, cioè l'atleta professionista insomma?
Oddio, il consiglio è quello veramente di correre per passione e perché ti diverti facendo questo sport. Diciamo che io penso che nel momento in cui una persona non si sente realizzata facendo questo sport, che comunque, come dicevamo prima, è divertimento e festa, ma ci vuole comunque dedizione, disciplina, allenamento e quindi anche fatica, insomma. Quando sei in forma la fatica è piacevole, quando non lo sei non lo è. Il mio consiglio è un po' quello di cercare delle motivazioni sempre intrinseche, non farlo per far piacere al tecnico o ai genitori, ma perché è un qualcosa che davvero piace, che davvero diverte e che può essere uno strumento per sentirsi realizzati. E oltretutto la disciplina dello sci di fondo è una disciplina che secondo me ha delle grandi potenzialità, anche perché è una disciplina che è perfettamente all'interno del contesto di benessere, quindi a prescindere dall'agonismo. Ma insomma, io penso che se le ragazzine, a prescindere da quello che sarà poi il loro percorso agonistico, si appassionano e continueranno a praticare questo sport, dia comunque un beneficio alla loro vita. Sono d'accordo, ci tenevo a chiedere questo tuo consiglio, perché è anche giusto, insomma, abbiamo visto noi tanti genitori che tifano, tu giustamente sottolineavi, non si fa per i genitori che magari hanno la passione dello sci di fondo, si fa per se stessi o se stessi in questo caso, e quindi insomma bisogna trovare piacere. Intanto Anna Rossi e Sara Armellini davanti per quanto riguarda questa prova allieve al femminile, dunque per le ragazze che già, come dicevamo con Lara, hanno una possibilità di farci vedere un gran ritmo, di farci vedere una prova che ha insomma contenuti agonistici sicuramente importanti. Questo era, insomma, abbiamo visto il passaggio anche all'ultimo intermedio dentro lo stadio con la lecchese Anna Rossi davanti, pettorale 815, e poi dietro la valtellinese Sara Armellini con il pettorale 805. Andremo poi a vedere chi tra le due ragazze lombarde riuscirà a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro e riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria allieve. Ancora il passaggio dentro lo stadio a Lago di Tesoro, ora il sole è arrivato e anche Schiri si è scaldato, vedete, saluta il pubblico. A meno 11 saltava, però si è anche rifugiato dentro al bar, la mascotte, è troppo freddo, poi invece è saltata fuori quando c'era il sole. Giustamente. Ma vorrei aggiungere un qualcosa rispetto al discorso che facevamo prima. No? Io vedo, collaborando con una società sportiva, appunto, che spesso e volentieri l'attenzione dei ragazzini all'immagine della gara è legata a non soltanto le loro aspettative, ma le aspettative del loro contesto, no? E quindi penso che anche da parte di tecnici, delle società, ci sia una grossa responsabilità in questo aspetto. E per esempio il CONI, alcune federazioni stanno studiando proprio il fenomeno dell'abbandono del primo, per dire, i ragazzini che sono abituati fin da giovani a vincere, poi magari arrivano ad un'annata in cui non vincono e non c'è un contesto pronto a far sostenerli ed elaborare una tra virgolette sconfitta, che può essere anche soltanto non arrivare primo ma arrivare sul podio. Ma questo è lo sport, ci sono anche le sconfitte, e tante. Esatto, e lì non dipende dal ragazzino, ma dipende dal contesto che c'è intorno al ragazzino, quindi dalla società, dai tecnici, dalla famiglia. Assolutamente vero, perché insomma si vince ed è bello, ma tante volte si perde anche, questo fa parte proprio di ogni sport, non solo di questo, che è uno sport, come ricordavi tu, sicuramente anche di fatica, di tanta fatica. E quindi qui arriviamo proprio intanto nelle fasi finali della prova lieve, ancora davanti Sara Armellini 805 per lei il numero, e poi Anna Rossi con l'815, e poi Silvia Campione a seguire le due lombarde, Unione Sportiva Stella Alpina Lavazzè, quindi diciamo che corre più o meno in casa, no? Sì, tra l'altro Silvia ha fatto un grandissimo recupero, non era partita benissimo e poi è stata protagonista di una seconda parte di gara, direi superlativa. E qui ci avviamo, Lara, le ultime battute di gara per vedere come andrà a finire, dunque rimanete con noi, eccolo qua, è una sorta di sprinto quasi per la prova allieve all'interno dello stadio a Lago di Tesoro, vedete tanto pubblico a sostenere, scatta proprio lo sprint. Allora andiamo a vedere chi si aggiudica questa vittoria, e va
La spunta Anna Rossi su Sara Armellini, terzo posto per Silvia Campione, che come ricordavi tu, insomma, ha fatto un buon recupero, è rientrata sulle due ragazze lombarde. Sì, è stata una gara appunto di un buon livello, anche a livello tecnico di sciata, di espressione, diciamo, della tecnica classica. Fortunatamente quando i ragazzi sono già così grandi è utile per vederle sciare, quindi esprimere tutti i movimenti della tecnica classica, vederli sciare su una pista abbastanza tecnica, perché oggigiorno purtroppo già da ragazzini, se le piste sono molto pianeggianti, insegnano in molte occasioni a sfruttare unicamente, magari soltanto, la scivolata spinta. Allora, il podio Anna Rossi su Sara Armellini, terzo posto per Silvia Campione. Noi abbiamo fatto l'intervista alla vincitrice Anna Rossi, andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Sono partita in seconda fila, davanti avevo Sara Armellini della Ciclabile Alta Valtellina. Ho visto che siamo uscite molto bene dal lancio, infatti eravamo lei seconda, io terza. Sono sempre stata davanti e all'ultimo giro ho cercato di dare tutto. Poi al cavalcavia ho visto che arrivava la terza e ho detto: o qua vado, mi supera. Ho visto che ce la potevo fare meglio e quindi sono arrivata all'arrivo. Le parole dunque della ragazza Anna Rossi, lecchese, che si è aggiudicata la prova a lieve per pochi centesimi su Sara Armellini. Terzo posto per Silvia Campione, Unione Sportiva Stella Alpina Lavazzè. E le altre due ragazze insomma, invece sono delle lombarde e abbiamo già detto. Ora parte la prova allievi, che è anche l'ultima gara di questa 34esima edizione Schiri Trophy, la prima Schiri Trophy, perché prima il trofeo, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si chiamava Trofeo Topolino. Poi la Disney ha ritirato questo marchio per tutte le prove sportive, non solo per quella del fondo, anche sci alpino, anche rugby, anche calcio, e quindi si sono reinventati in Valle di Fiemme Trentino per questa prova allievi, partiti subito a tutta la rara. Sì, qua vediamo veramente un livello, insomma, del tutto considerevole, ragazzi che sono partiti molto bene, ovviamente sanno che in questo primo giro, diciamo, in piano, dove ripercorrono il transito, è un momento dove il gruppo si può sgranare, quindi dove però bisogna appunto imprimere una frequenza un po' elevata per non incorrere in incidenti come quello che abbiamo visto nella curva, con cadute che possono essere anche rovinose laddove si dovesse rompere un bastone. Ecco. Allora, categoria allievi, ricordiamo allievi nati 2001-2002, i maschietti devono sciare lungo un tracciato di 7 km, anche questo insomma comincia a diventare impegnativo, non è più l'anello come si ricordava all'interno dello stadio, insomma si fanno le salite, 7 km, bisogna dosarsi, bisogna capire quando attaccare, bisogna capire quando rifiatare, no Lara? Indubbiamente sì, questi sono ragazzi che appunto già da qualche anno comunque si allenano a certi livelli, con determinati programmi, anche in estate comunque si allenano a secco, per cui sono molto, molto preparati a livello atletico e anche a livello tecnico. Guardandoli ho visto anche che, appunto, come dicevamo, nel giro in piano c'è comunque una partenza piuttosto a ritmi piuttosto elevati, proprio per sgranare un attimino il gruppo, ma chi era davanti con un certo agio, tipo Matteo Ferrari, insomma, si guardava indietro per vedere se qualcun altro gli dava il cambio, quindi c'è già... Eccolo qua Matteo Ferrari inquadrato proprio in questo momento, scusami se ti interrompo Lara. Esatto, c'è già un aspetto tattico, insomma, di un certo tipo, e indubbiamente a livello maschile l'aspetto tattico assume una certa importanza già, diciamo, da queste categorie, molto di più rispetto, diciamo, al settore femminile. No, dicevamo, non tutti coloro che hanno partecipato o partecipano a questo trofeo poi riusciranno ad affermarsi. Una domanda mi viene un po' spontanea: tanti di questi atleti dell'ex, croati e sloveni, poi però si perdono, no? Sono molto forti nelle categorie, magari ragazzi allievi e allievi, quindi già insomma con una certa età, poi però scompaiono. Perché secondo te?
Sì, infatti prima forse perché non hanno tradizione in questo sport, può essere anche una delle spiegazioni? Può essere, infatti prima quando hai citato insomma un po' di nomi importanti, l'unica diciamo dell'est è Petra Majdic, per cui diciamo che il tuo discorso fila abbastanza. Sì, probabilmente una mancanza di cultura oppure magari proprio un'esasperazione dell'allenamento e del, diciamo, di una specializzazione in questa disciplina già in età diciamo piuttosto di tenera età, per cui magari poi i ragazzini o si stufano o comunque sono già tra virgolette spremuti in giovane età e quindi dopo non hanno più grandi margini. Che ci permette di riallacciarci a quanto dicevi tu, insomma, prima, in primis divertirsi, poi ovviamente anche l'agonismo e ci sta tutto, soprattutto se uno vede che ha delle potenzialità, no? Però in primis è soprattutto divertirsi, se no se si comincia subito dalle categorie più inferiori, dalle categorie dei baby, dei cuccioli, avere dei ritmi di allenamento elevati e troppo esasperati, poi magari il risultato è che più avanti si scoppia, non si va più avanti, non si riesce più a trovare continuità di risultati o ad avere lo spirito giusto per affrontare poi le gare. Sì, penso che la cosa più importante sia proprio quella di non esasperare mai a livello psicologico e a livello proprio di pressione i ragazzini. Meno pressione hanno e più affrontano le competizioni con serenità, più hanno possibilità appunto di amare, di appassionarsi a questo sport. E quindi io vedo che c'è molta differenza tra i ragazzini, quindi anche chi ci sta intorno deve un attimino interpretare e trattare i ragazzini in modo diverso a seconda delle esigenze specifiche. Sono ragazzini che magari in allenamento non sono molto impegnati, magari sono anche svogliati e quando si mettono un pettorale addosso si trasformano e diventano magari sciano bene, magari si esprimono in modo molto molto più alto livello rispetto all'allenamento, e c'è chi invece fa in allenamento, comunque quando impara a sciare nelle uscite che facciamo, scia bene, è molto concentrato, si impegna molto e quando magari indossa il pettorale a livello emotivo insomma non riesce ad affrontare con serenità la competizione. C'è intanto davanti Matteo Ferrari, Dolomitica Predazzo, corre davvero in casa, corre davvero qui in Valle di Fiemme, sta guidando per il momento, dietro c'è Marco Schender, croato, a proposito del risultato che abbiamo fatto, al quale auguriamo ovviamente tutt'altra fortuna, ovvero di affermarsi sicuramente. Staremo a vedere se tra qualche anno il nome di Marco Schender potremo trovarlo sulle classifiche magari di Coppa del Mondo. Qui intanto ancora Matteo Ferrari, pettorale numero 9,70 e poi dietro appunto Marco Schender a seguire con il pettorale numero 9,52, poi Muley, altro straniero, altro ragazzo del l'est per quanto riguarda questa prova allievi, trofeo Schiri 34esima edizione 2017. Siamo in Val di Fiemme in Trentino e anche qua ci avviciniamo ormai, Lara, alle fasi finali di questa prova molto interessante sui 7 chilometri. Sì, si tratta di ragazzi, come dicevamo prima, molto preparati, in particolare Matteo, che conosco da un po' di anni, ha avuto diciamo un percorso agonistico finora molto costante. Lui vinceva qualche anno fa e continua comunque ad andare avanti ad alti livelli. A livello tecnico, insomma, è sicuramente un bell'atleta e diciamo che ha personalità, grinta e capacità anche di gestire l'emotività in gara, insomma, che è notevole, che insomma da atleta. E qui siamo proprio alla fine, Marco Schender si è portato davanti e sta spingendo a tutta come un forsennato, incollato dietro Matteo Ferrari. Nicoletta Non è pronta con la corona d'alloro, difficile da centrare in questo caso Schender proprio sullo sprint. Schender taglia traguardo per primo, vittoria per la Croazia, Matteo Ferrari secondo, qualche difficoltà dicevamo per Nicoletta Non, sa di infilare la corona a collo a Marco Schender, che ha tagliato dunque il traguardo per primo davanti a Ferrari e poi Muley in terza piazza, altro straniero. E allora andremo a sentire le parole di Matteo Ferrari, che è arrivato appunto secondo qui sul traguardo a Lago di Tesoro. Niente da fare contro un fortissimo Marco Schender. Questo è il podio croato, dunque va a prendersi la vittoria. Secondo posto per l'italiano, il trentino di Predazzo, Matteo Ferrari, e poi terzo posto invece per Muley. Ho visto che era caduto sulla una delle ultime discese, allora ho cercato di dare tutto per distanziarlo,
però sull'ultima salita ho fatto una scivolata anch'io e alla fine ci siamo giocati tutto in volata. E allora siamo davvero alla fine, come diceva Ferrari, ci siamo giocati tutto in volata, dobbiamo giocarci anche noi la volata di chiusura, cara Lara Pero, grazie mille per essere stata qui al mio fianco a commentare questo primo, ma in realtà 34esimo Skiri Trophy. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a voi gentili telespettatori e grazie ovviamente a chi come sempre ha collaborato per la realizzazione di questo programma, operatori, montatori e tecnici. Grazie mille, a risentirci, arrivederci con lo sci di fondo. Nostro cuore.